Fedez si è riunito ai figli Leone e Vittoria che sono tornati in Costa Smeralda con lui e ha pubblicato un post dalla dedica molto misteriosa. Il cantante Fedez si è riunito alcuni giorni fa ai figli Leone e Vittoria che sono tornati in Costa Smeralda con lui per le ultime settimane di vacanza prima dell'inizio della scuola. Alcune ore fa il rapper ha pubblicato un post dalla dedica molto misteriosa che fa pensare a un momento di malinconia. Ma cosa succede? Fedez di nuovo coi figli. La dedica malinconica. Mi manchi? Fedez ha finalmente riabbracciato i figli Leone e Vittoria dopo la loro vacanza a Mykonos, in Grecia, insieme alla madre Chiara Ferragni. I bambini hanno trascorso i primi 15 giorni del mese di agosto insieme alla mamma e alla sua famiglia, mentre adesso sono tornati in Sardegna in Costa Smeralda dal padre per le ultime settimane di ferie prima di tornare a scuola. I bambini sono tornati nella lussuosissima villa affittata dal rapper in Sardegna, la stessa dove il cantante ha fatto la storia della Costa Smeralda, con il suo mega party. Sono lontani i festini fino all'alba, la musica a palla e l'alcol per il cantante di Rosalia. Nelle sue Instagram Stories si può vedere un ritorno a una quotidianità molto diversa fatta di colazioni in giardino, giochi e momenti familiari. L'artista sembra essere al settimo cielo ogni volta che si trova coi suoi bambini, ma il suo ultimo post fa percepire un momento di vulnerabilità e malinconia. Questa è la prima estate che i Ferragnez trascorrono separati. Per quanto entrambi possano cercare di andare avanti con le loro vite, tra nuovi amori e innumerevoli flirt, alcune mancanze sembrano essere molto sofferte. Il cantante ha pubblicato un carosello di foto degli ultimi giorni a Porto Cervo, e le sue ultime parole fanno pensare a un messaggio più profondo che potrebbe essere dedicato all'ex moglie Chiara Ferragni. Le parole sono parte del brano, I Miss You, dei Blink-182. Non sprecare il tuo tempo con me. Sei già la voce nella mia testa. Mi manchi, recita la canzone. I fan della coppia che ancora non hanno perso le speranze in un ritorno di fiamma dei Ferragnez sperano che il messaggio sia riferito proprio a Chiara Ferragni e aspettano in una sua eventuale risposta. Anche l'imprenditrice digitale alcuni giorni fa aveva pubblicato un messaggio in codice. Quanti angoli devo ancora girare? Quante volte devo imparare che tutto l'amore che ho è nella mia mente? Il messaggio sembrava essere riferito al suo nuovo presunto flirt Silvio Campara, ma non c'è da escludersi che possa riferirsi al suo ex marito.